erano due, adesso è solo uno. C'è stato un forum delle politiche giovanili che ha avuto un discreto seguito e alla fabbrica del vapore, e da cui sono uscite diverse idee, diversi progetti. Vale la pena di capire come si sta muovendo questo delegato, come si sta muovendo il comune sul tema delle politiche giovanili, che, come ho avuto modo di dire in commissione, qui nella nostra, qui in zona, ma direi anche in comune, è un tema che diciamo si disperde un po', perché le politiche giovanili si spazzano su tante commissioni. In comune c'è un delegato, qui non c'è esattamente una commissione preposta, e mi fa piacere che il presidente Veroni abbia ritenuto di prendersi questo compito di portare il delegato per cercare un po' di fare il punto, perché la commissione si occupa di tanti temi importanti, sugli sportelli, sul tema degli anziani, ma credo che sia arrivato anche il momento, anche nella nostra zona, di fare un piccolo passo in avanti anche sul tema delle politiche giovanili. Grazie. Presidente Meloni, per le conclusioni. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, anche se qualcuno ha stroncato in toto le linee programmatiche che abbiamo discusse in commissione. Mi rendo conto delle mie lacune, grosse lacune nel campo sanitario. Ho cercato di elaborare un contenitore che andasse incontro alle esigenze della cittadinanza, non soltanto nel campo sanitario, che capisco che è in estremo movimento e variazione, ma su un punto di vista totale della persona, della famiglia, dei giovani. Quindi questo era l'intento che ci ha mosso. Io e la vicepresidente iniziamo che mi ha dato una grossa mano a fare queste linee. Quindi questa era una risposta al dottor Paese. Per quanto riguarda l'intervento del presidente Tucci, era inserito in modo molto soft la questione della residenzialità. Accetto volentieri di dare più importanza, quindi di inserire l'emendamento che era proposto, mi va benissimo, non ho niente in contrario, anche perché è un progetto che abbiamo portato a termine dal punto di vista del contenitore, ma è mancato soltanto nel momento più importante la ciliegina sulla torta, cioè l'operatore che poteva farsi carico dell'edificazione di questa struttura. Poi la crisi è subentrata e non ha più permesso di continuare questo tipo di progetto. Ci impegneremo per riaffrontarlo con i genitori e con i centri di disabilità per capire se, riaffrontarlo in modo formale. Per quanto riguarda il consigliere Rossi, effettivamente come commissione abbiamo sempre cercato di non privilegiare un quartiere, ma di spalmare un po' su tutta la zona per le iniziative, peraltro che arrivavano come richiesta da tutta la zona. Purtroppo abbiamo dei grossi limiti per gli spazi, del di zona, però abbiamo cercato di differenziare non soltanto la zona, ma anche la biblioteca, anche a porti più importanti. Per quanto riguarda le comunità, noi cercheremo di mantenere l'impegno che ci siamo assunti affrontando questi temi. È vero anche che questi temi sono trasversali con tante altre commissioni, e quindi l'impegno massimo è la più ampia collaborazione con gli altri presidenti delle altre commissioni per portare avanti la mia collaborazione con questi temi. Che dire, mi sembra, ecco, per quanto riguarda le audizioni, adesso a breve contatteremo l'ospedale Carranza per un'ulteriore audizione, non soltanto per capire e per sapere la sanità dei lavori per quanto riguarda la strutturazione dell'ospedale, ma anche per come cambieranno
prenderemo qua e inviterò tutti quanti a fare proprio sul ruolo del nuovo commissario, perché oggi c'è un commissario, non è stato ancora definito il direttore sanitario, ma comunque lo Stato deve essere chiamato quello. E poi sì, abbiamo inserito tutte queste cose per le previsioni, perché riteniamo che anche nelle priorità, se non è scritto specificamente, ma l'occhio di riguardo maggiore per quest'anno sarà per la situazione. Riteniamo che intervenire là nelle programmate che riguardano i giovani, ma educare i giovani, così poi un po' più che possibilmente non per l'altro, perché nei giorni che oggi ci sono. Io ringrazio per l'intervento, lo so. Dunque, adesso mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal Presidente Tucci, che appunto disagio psicofisico e disabilità riprenderà il percorso con i genitori che hanno figli con disabilità per approfondire il progetto legato alla residenzialità. Grazie.
Chiudiamo la votazione tenendo conto che la pulsantiera del consigliere Esposito ha ancora qualche problema, presenti 29 più consigliere Esposito 30, favorevoli 26. Non funziona, 26 più consigliere Esposito 27. Contrari 1, astenuti 2, vi dicono dalla regia che non avete votato, non è che non funziona la pulsantiera per quanto riguarda le ultime due segnalazioni. Mi dispiace. Siamo a mettiamo votazione all'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione di media eseguibilità. Controllate le pulsantiere. Chiudiamo la votazione. Passiamo al punto numero 6. Approvazione dei piani programmati per la commissione di votazione. La parola al presidente della commissione Antonella Alfonso. Grazie presidente. Le abbiamo analizzate a fondo in commissione, quindi le do per lette. La sostanziale novità rispetto a parte gli aggiornamenti che ho fatto, ciò che è stato fatto che ho eliminato e ciò che è da fare che ho aggiunto, diciamo che sostanzialmente il punto che costituisce un aggiornamento è l'ultimo, fondi MAP e contributi, dove dico che fermo restando che i patrocini gratuiti e le iniziative che possono essere favorite concedendo lo spazio gratuito o il beneficio della civica stamperia continueranno a coinvolgere tutte le tematiche di qui sopra in considerazione del periodo difficile per quanto riguarda i fondi MAP e i contributi erogati, fate salve le iniziative prese in accordo. Fate salve le iniziative prese in accordo con altre commissioni, si destineranno i fondi erogabili in modo assolutamente prioritario sui temi della lotta alla dispersione scolastica e dell'aiuto al raggiungimento del successo scolastico. Questo è sostanzialmente l'aggiornamento che abbiamo voluto fare per fare in modo che ci sia, diciamo, una gradualità in ordine alla spesa, in modo che sicuramente, diciamo, i fondi vadano indirizzati in modo particolare su questa che è un'esigenza. Abbiamo letto statistiche estremamente preoccupanti sui dati della dispersione scolastica a livello milanese, a livello italiano. Abbiamo letto statistiche altrettanto preoccupanti che riguardano il fatto che un gran numero di cittadini italiani non comprende un testo scritto, non sa rispondere alle domande su un testo scritto appena letto, quindi è fondamentale, diciamo, impegnarsi tutti nel far sì che la scuola abbia adeguati sostegni per arrivare appunto a che gli studenti acquisiscano un diploma, una qualifica professionale, escano dal percorso degli studi anche con la capacità di comprensione che gli consenta una vita autonoma e la possibilità di decidere del proprio futuro. Grazie. Grazie. Presidente del Consiglio, consigliere Ferrato. Grazie.
Ma devo dire che sono stupito leggendo queste linee programmatiche, perché ho notato questo notevole miglioramento rispetto agli scorsi anni, cioè si è perso quel livello di ideologia che si aveva e l'ostinata attenzione alle scuole paritarie, invece qua si cita solo la pubblica e le scuole pubbliche, come sappiamo, il sistema delle scuole pubbliche è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, per cui ha preso molto questo gesto di attenzione tra questo gesto di ragionevole presato il sistema che lo Stato per cui auspico che questa attenzione venga poi seguita da un'attenzione anche operativa, nel senso che mi è sempre piaciuto il fatto che questa commissione preceduta presidente non avesse a cuore l'interesse di quantomeno conoscere le iniziative delle scuole appunto statali presenti nella nostra zona, che comunque sono parte integrante e parte, a mio avviso, significativa e interessante da conoscere e da conoscere dal punto del consiglio. Per cui auspico che ci sia un lavoro peraltro le linee programmatiche non hanno quell'elemento di presa sui temi emersi nel corso dell'anno che invece sarebbe auspicabile per essere, ben diceva il consigliere Rossi nell'intervento riferito al punto precedente, cioè che le linee programmatiche chiaramente hanno una visuale riferita ai 5 anni, no, di amministrazione, però poi si devono adattare a quello che succede nel corso del tempo. E alcune tematiche che sono emerse questo anno qui non sono considerate. Mi riferisco in particolare a tre che vengono in mente, poi secondo me ce ne saranno anche altre possibili, però quest'anno per esempio abbiamo incontrato la problematica delle scuole medie particolari che hanno differenti diciamo, tipologie di gestione, per cui al momento poi dell'iscrizione vediamo uno spropositato numero di richieste per le scuole che effettivamente sono state valorizzate, mentre nessuno che vuole andare a iscriversi alle scuole che in qualche modo sono state penalizzate per certe scelte politiche. Ricordo che era stato fatto un tentativo così di occuparsi del tema quando però ormai era troppo tardi, quando era ormai maggio, se non giugno. Credo che invece valga la pena metterlo all'ordine del giorno, cioè il fatto che nella nostra zona purtroppo ci sono scuole, diciamo, allo scopo magari di valorizzare di più alcune scuole, altre vengono penalizzate e raccolgono un po' i casi problematici. Io ho sotto occhio, era proprio il tema che poi abbiamo discusso e utilizzo in commissione nel 2013, la problematica legata alla scuola Fucci che ha sempre delle politiche di valorizzazione rispetto alla scuola di via Pavoni che è la che invece diciamo ormai tende a diventare deriva una scuola di serie B per semplificare chiaro. Per cui questo è un tema secondo me da approfondire e da tenere sotto controllo. Un secondo tema è quello su cui appunto abbiamo visto emergere numerosi casi di disagio, cioè le problematiche delle scuole di infanzia. Per cui questo mi sarei aspettato di ritrovare nelle linee guida, invece non ce ne traccia, cioè la problematica legata al mutamento delle politiche di inserimento e per cui l'incremento delle liste d'attesa, le problematiche di coinvolgimento che appunto non vengono imposte dal comune, eccetera, eccetera. Un terzo elemento che mi sarei aspettato da trovare, anche perché riguarda il tema dell'edilizia in qualche modo, è il grave problema che ancora oggi è all'ordine del giorno in modo quotidiano
del riscaldamento del cuore. Non so, l'ho letto un paio di volte, mi sembra che non venga citato. È stato apprezzabile il suo impegno, sua frase di rivista, però ci troviamo a una pezza su una problematica e dall'altra parte ci abbiamo scoperti, perché abbiamo avuto almeno 5 scuole che hanno segnalato e fermando in situazioni di difficoltà perché i sistemi di riscaldamento non funzionano. Il collega Iuzzi segnalava che la scuola Cesari, per esempio, continua a far presente, cioè, non c'era il gasolio. Però è evidente che il bambino, è evidente che ci sono situazioni da gestire in futuro, quindi ogni inverno è normale che sono già pagati, ci troveremo veramente in grandi difficoltà, per cui questo è un terzo elemento che non è stato considerato. Queste sono i tre che non hanno pazienza e una conclusione velocemente. Sì, prendo il tempo del collega Iuzzi. D'accordo. Iuzzi è? È il terzo tempo questo. Sono 10 minuti. Un'ultima osservazione riguarda invece, anzi due osservazioni, riguardano due delle tematiche illustrate qua. Il tema della struttura della memoria, che fa riferimento alla giornata della memoria, alla festa della liberazione, mentre credo che ci siano altri appuntamenti che varrebbe la pena valorizzare, evidentemente la festa della Repubblica, che passa sempre appunto con Sordina, forse cade ancora nel calendario scolastico, e anche lì c'è da fare memoria di come siamo arrivati appunto a essere la Repubblica e del fatto che comunque è un valore, eccetera, eccetera. Ma anche altre giornate, per cui non credo che sia utile concentrarsi solo sulla giornata della memoria. E poi vorrei un chiarimento da parte sua sulla tematica, a me cara, delle strade scolastiche car free, nel senso che qui appunto viene si parla di progetti già avviati. Ce ne erano stati proposti due, uno mi risulta, grazie a Dio, che sia stato messo in congelatore, spero che non sia in ibernazione, perché appunto genererebbe un caos clamoroso nel nostro quartiere qua di Bergamo. Non so se era stato cambiato, le chiedo appunto il punto è, già che ci siamo, e però attenzione, perché appunto questi temi che non vedono la mia preclusione, la nostra preclusione nel senso preconcetto, però devono essere approfonditi e valutati con grande attenzione per evitare appunto che si arrivi a dei disagi pazzeschi. Grazie. Capogruppo Lega No. Sì, rispetto alle osservazioni che ha fatto il consigliere Ferrando, io credo che la presidente di questa commissione, proprio anche in considerazione di quello che ha detto Jacopo Rossi prima, no? Cioè anche come per il fatto che noi come gruppo, appunto, lo abbiamo già detto, lo ribadisco io dopo che l'ha detto anche Jacopo, ma l'abbiamo detto anche gli anni scorsi. Per noi le linee programmatiche sono una dichiarazione di intenti, una traccia da seguire, dove si cerca di mettere, di far bella figura, se volete, no? Cioè uno presenta il suo programma, come in tutte le cose, come in un curriculum di lavoro, ci mette il meglio che spera di fare. Poi dopo fa i conti con la realtà. E la realtà in corso d'opera può essere molto diversa da come uno se ne immagina, perché la realtà cambia in maniera molto veloce. Io credo appunto che la Presidente ti ha racconto delle sue osservazioni, faccio io due osservazioni su quello che ha detto, se me lo permette. Dunque, per quanto riguarda, è vero, parlo della scuola Maffucci e della scuola Pavone, perché ho fatto il Presidente di Consiglio di Istituto Literario, per cui so più o meno qual è la situazione. Quella lì è una scuola che storicamente purtroppo è così, cioè io non credo che ci sia un disegno, perlomeno sono due scuole pubbliche,
non esiste secondo me un disegno che tende a valorizzarne una e a screditare l'altra. È un dato di fatto che i genitori che possono mandano i loro figli alla scuola Maffucci, perché è sicuramente una scuola che anche dal punto di vista, se volete, io non entro nell'ambito della didattica perché non conosco gli insegnanti di quella scuola né come insegnano, però anche dal punto di vista estetico si presenta molto più appetibile, molto più gradevole di quella che è la scuola Pavoni, che fra l'altro rimane in una zona circoscritta, chiaramente abbastanza decentrata, cioè per la gente di Derno, per dire, di Dovese è molto più comoda in Maffucci che in Pavoni, però colgo la sua osservazione, è la realtà, quindi bisognerà fare qualcosa per cercare di rendere appetibile anche l'altra scuola. Per quanto riguarda la questione del riscaldamento, sì, è vero, ci sono ancora situazioni di questo genere, ma io credo che se si è intervenuti, il consigliere il capogruppo Illuzzi, che più volte è stato molto puntuale e giustamente secondo me nel segnalare la mancanza di riscaldamento o il malfunzionamento all'interno delle scuole di alcune situazioni come queste, credo che nei limiti del possibile si sia cercato di rimediare il più celermente possibile. E poi è vero anche, qui non è colpa di nessuno, però voglio dire, dipende anche dai tecnici che escono. Adesso è vero che il gioco politico impone di fare polemica, di cercare di inserire, però voglio dire, se ci sono i tecnici che lavorano bene, ci sono anche i tecnici che lavorano male. Stesso discorso vale per l'edilizia scolastica. Io credo che la città di Milano aveva una situazione a livello di edilizia scolastica che era disastrosa. Adesso non torniamo alle polemiche, poi ognuno ha le sue responsabilità, ognuno ha le sue colpe. Però credo che una delle cose che sicuramente noi possiamo ritenere positive da parte di questa amministrazione sia il modo come questa amministrazione cerchi, magari conviene anche a loro, magari certamente tra mille difficoltà, di mettere mano all'edilizia scolastica. E non è un caso che anche in zona 9, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, le cose si siano smosse e mosse in maniera piuttosto celere. L'esempio della Cassini, che era non una delle scuole più disastrate della zona 9, ma della città di Milano, intera, ne è un esempio. Per cui io ritengo che le linee programmatiche siano sicuramente apprezzabili, accettabili e votabili. E poi voglio sottolineare una cosa, ma non perché Antonella lo conosce, fa parte del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, ma perché lei lo ha fatto già al presidente Meloni. Noi abbiamo indicato come gruppo che per noi rimane fondamentale per l'anno 2014, per l'anno a venire, che le commissioni agissero in maniera diversa da quanto abbiano fatto fino ad oggi, scegliano la qualità anziché la quantità. Nella qualità anziché la quantità significa fare un progetto complessivo e lavorare su quel, prendo un attimo il tempo di Rossi, e lavorare su quel progetto. Io credo che in queste linee programmatiche, c'è un'indicazione precisa, che è quella di lavorare insieme ad altre commissioni, alle commissioni che lavoreranno insieme alla commissione di votazione sulla questione della dispersione scolastica, che è un problema secondo me non tanto di maggioranza e di opposizione, ma un problema che sta diventando sempre più allarmante. E qui è indicato bene, la maggior parte dei finanziamenti di questa commissione andrà a quel progetto lì, così come Meloni ha fatto, dando una serie di priorità, ha detto ok, la mia commissione lavora su queste cose qua, però per me la priorità è questa. Poi dopo noi come gruppo verificheremo nel corso dell'anno se queste priorità verranno mantenute o meno e ci comporteremo di conseguenza, perché per noi rimane fondamentale che si faccia un salto di qualità rispetto al passato e che non si distribuiscono più finanziamenti per iniziative estemporanee di poco valore. Manco la diretta stima. Grazie, Presidente. Innanzitutto ringrazio sicuramente tutti per le osservazioni puntuali. Istituti privati. Allora, innanzitutto io voglio dire che
nessun tipo di pregiudiziale con gli istituti paritari, con le scuole pubbliche paritarie, non ho nessun tipo di pregiudiziale. Quello che mi ha sempre mosso è il tentativo di salvaguardare le risorse economiche, che sono poche, per le scuole che non possono contare su altre entrate economiche, considerato che lo Stato ha effettuato nel corso degli ultimi anni progressivi e continui tagli sotto qualunque tipo di governo ci sia stato. Non è una cosa, non è una questione di schieramento politico, ma tutti hanno operato dei tagli. Quindi la mia attenzione al tema delle paritarie è quella semplicemente di dire, a fronte del fatto che abbiamo X fondi, bisogna garantire più possibilità a quelle scuole che per esempio hanno un alto, un elevato numero di bambini con disabilità. Se voi avete scorso la tabella che ho inviato, scusate, è veramente difficile così. Se avete scorso la tabella che ho inviato relativamente alla divisione dei fondi per il diritto allo studio, fondi che devono essere inviati naturalmente a tutte le scuole pubbliche, per cui anche a quelle paritarie, vedrete che nella tabella è indicato per moltissime delle scuole paritarie la cifra 0 al numero di bambini con disabilità, 0 al numero di bambini stranieri. Questo fa sì che queste scuole abbiano bisogno di meno risorse rispetto a una scuola come ce ne sono nella nostra zona, dove ci sono 25-26 bambini con disabilità e in qualche caso 100 su 140 bambini di famiglia straniera, quindi con esigenze diverse in merito ai fondi necessari per garantire ore straordinarie, per garantire progetti, per garantire inclusione. Questa è l'unica pregiudiziale. Poi per me, come dice la Costituzione, ciascuno può fare la scuola che preferisce e tutto deve essere garantito. Per quanto riguarda il fatto che io non intenda conoscere questa realtà, assolutamente non è vero. I progetti che sono della zona sono progetti che vengono sempre inviati a tutte le scuole, indistintamente se siano paritarie o pubbliche statali. Al progetto che segue la consigliera Mizzau del consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze partecipano delle scuole private, delle scuole paritarie. A tutti i progetti, tutti i bandi, tutti i concorsi, tutte le iniziative vengono mandate a tutto l'indirizzario delle scuole indistintamente. Poi il fatto che magari qua si presentino di più, per esempio, le dirigenti delle materne statali e comunali e meno quelle delle scuole paritarie è una scelta loro. Io comunque rispondo a tutti gli inviti e quando posso partecipo, se vogliono invitarmi comunque. E tra l'altro anche nei progetti finanziati abbiamo finanziato negli anni scorsi anche dei progetti presentati alle scuole paritarie, quindi proprio non vedo il problema. Fermo restando che comunque io rimango dell'opinione che se fatto salvo il fatto che i fondi sono pochi, la scuola pubblica statale ne ha bisogno.
Per quanto riguarda il tema del riscaldamento, a parte il fatto che naturalmente edilizia scolastica e manutenzione comprende anche le caldaie, quindi non credo che ci sia perché allora dovrei specificare anche gli scarichi, le fogne, i bagni, le finestre, le tapparelle, le veneziane, cioè i vialetti. I vialetti, appunto, che sono un argomento d'ora. Allora, è chiaro che se noi prendiamo l'elenco delle manutenzioni, cioè scusate, delle segnalazioni di guasto degli anni precedenti, avremo una statistica assolutamente in linea con quest'anno, perché allora il caso grave sarebbe se si fosse effettuato, se si fosse verificato per molti giorni di fila un guasto nella stessa scuola, oppure un guasto che non si riesce a risolvere. Ma se un giorno in Cesari succede qualcosa, un altro giorno ne succede in Bussola, il terzo giorno nella scuola Green, fa parte della normale amministrazione. Cioè sfido chiunque a dire che nelle vostre case funziona sempre. Detto questo, alle volte le caldaie, lo sono io la prima a dirlo, che per esempio per il caso di Iseo siamo davanti a un impianto che è veramente obsoleto, e chiederemo nella prossima commissione, metteremo a calendario il sopralluogo che è stato fatto in Iseo e conclusioni, chiederemo che sia aggiunto all'elenco dei lavori da fare a tutto della caldaia, molto semplicemente. Sul tema delle liste d'attesa, obiettivamente fa pace della normale amministrazione, non l'ho aggiunto come tema a sé, se lo vuole aggiungere non c'è problema, cioè, se vuole scrivere al punto, se mettiamo al punto, diciamo, star bene a scuola edilizia, mettiamo al quarto capoverso, partendo dal basso, vogliamo aggiungere, sopra anche di analizzare le liste d'attesa e i criteri di formazione degli elenchi, lo possiamo fare benissimo. Per quanto invece riguarda il discorso della memoria, mi dispiace, ma la cultura della memoria un argomento ben definito, si intende la memoria della deportazione, dei campi di sterminio e delle cultura della memoria scritto maiuscolo, è proprio un tema specifico che riguarda i crimini del nazifascismo. Quindi le due giornate simbolo sono solitamente il giorno della memoria, per l'appunto, dove si ricordano tutti i martiri dei campi di concentramento, e il giorno della liberazione, perché è la fine di questo, di tutto ciò. Grazie. Consigliere Luzzi? Ho parlato con il fare così. Mi sembra insufficiente la risposta del Presidente Lo Consolo. Per quanto riguarda la memoria, mi viene da dire, voglio dire, guardando il termine memoria con la D maiuscola, ha ragione lei, riguarda solamente gli aspetti di una storia, però la storia di una città è molto di più degli ultimi 30 anni. È molto meglio, bisogna tenere conto anche di altri fatti della storia della città che l'hanno segnato in maniera profonda. Per quanto riguarda alcune affermazioni che ha fatto, mi sembrano gravi, cioè derubricare a mera ordinaria amministrazione il fatto che dei bambini rimangano al freddo mi sembra francamente dai responsabili. Dire può capitare che un giorno la Maffucci, un giorno la Bodi, un giorno la Cesare, un giorno la Busso, un giorno la Thomas Mann rimangano al freddo, intanto ci sono circa
500 bambini che rimangono al freddo della zona, ma sì, capita che un'amministrazione, poi chiamiamo e facciamo aggiustare, no. La normalità deve essere che funzioni il riscaldamento, non la normalità che ogni tanto capita che non funzioni. Per questa ragione, ho concluso, il nostro voto sarà contrario, grazie. Solo per chiarire che no, assolutamente, assolutamente non c'era nella mia parola nessuna intenzione di dire che mi disinteresso del fatto che i bambini stanno al freddo. Stavo solo dicendo che statisticamente può accadere che un impianto di riscaldamento abbia un guasto o un malfunzionamento, così come accade anche nelle nostre case. Seconda cosa, una cosa che avevo dimenticato, per quanto riguarda il tema Marfucci-Pavoni, non è di nostra competenza, sono scelte didattiche. Noi possiamo semplicemente, come sempre, supportare i genitori, ascoltare i genitori che hanno dei problemi e cercare insieme a loro di individuare delle possibili soluzioni, ma certamente le scelte didattiche non fanno parte delle nostre competenze. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione quindi il punto numero 6. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione, presenti 30, favorevoli 24, contrari 2, astenuti 4, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esedibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata esedibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 7. Approvazione delle linee programmatiche per l'anno 2014 della Commissione Cultura. La parola alla Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Senesi. Grazie Presidente. La Commissione Cultura quest'anno intende proseguire e spero riuscire a mettere con più concretezza in pratica la linea condivisa nello scorso anno con il commissario, con il consiglio, di distinguere tra una gestione ordinaria delle attività di promozione volta all'analisi delle proposte pervenute dal territorio e la realizzazione invece di azioni strategiche. Mi sono ritrovata molto nell'intervento fatto dal Presidente Meloni, penso che molti siano i punti di contatto, perché anche la Commissione Cultura intende procedere su progetti che possano essere condivisi da più commissioni, quindi proprio il valore strategico delle tematiche segnalate va proprio in questa direzione. E sono ovviamente la valorizzazione del patrimonio culturale, con identificazione quindi dell'identità dei quartieri e simbolici percorsi nei quartieri, un progetto legato alla legalità che spero possa trovare condivisione ampia tra le varie commissioni, un progetto legato alla coesione sociale attraverso l'intercultura e eventi che possano prepararci ad affrontare e a comprendere meglio anche fare riflessione su quello che è stato l'evento 2015. Nella pratica si tenterà quindi di sostenere dar vita nuovamente l'edizione di percorsi di arte e cultura che rappresenta il tentativo di mettere in piedi una rete degli operatori culturali sul territorio, che comprendono quindi operatori professionali come operatori museali, quindi realtà museali, biblioteche e teatri, insieme al tessuto associativo più ricco. Ci sono ovviamente dei limiti, perché quando si parte con un progetto
si parte con un numero ristretto di persone, nel tempo però questo progetto ha suscitato l'interesse di anche altre realtà associative. Io mi auguro che possa estendersi sempre di più l'adesione a questa rete. E, la scelta di una rete e non una formalizzazione più rigida è volta proprio a permettere una flessibilità e una condivisione di più soggetti, senza voler mettere il cappello su cose che già vengono fatte, ma proprio creando lavori di sinergia su temi specifici. Altro tema che incrocia molto con quanto è stato presentato dal Presidente Meloni è quello rivolto ai giovani. Parla di una stagione della cultura giovanile che possa trovare declinazione attraverso il cinema, che abbiamo già sperimentato, quindi vale la pena riapprofondirlo nel rapporto soprattutto con il MIC, sulla musica e sulla street art. Altra tematica fondamentale che mi auguro possa essere ampiamente condivisa in consiglio è quella dell'intercultura, cercando di sondare quelle che sono le buone pratiche che vengono dal territorio, quindi sia accogliendo i progetti che dal territorio provengono, ma anche facendoci noi propositori di un bando, comunque di una forma di proposta di intervento sull'intercultura. Mi auguro poi di poter continuare il lavoro avviato con la Presidente Case Popolari su interventi dedicati ai giovani in contesti soprattutto di disagio, come abbiamo fatto nel teatro nei cortili, insomma, nei quartieri più problematici. Se lavoriamo su una dimensione di contesto territoriale che guarda verso l'Expo, dall'altra parte non dimenticare certo la memoria e le tradizioni del territorio. Questo per quanto riguarda le tematiche su cui si vuole raccogliere una maggiore attenzione dalle associazioni. Per quanto riguarda invece le proposte che verranno alle associazioni, ci siamo spesso domandati come selezionarle. Ho cercato di mettere qui dei parametri che ovviamente non possono essere particolareggiati, perché altrimenti facendo un lavoro troppo nel dettaglio si rischia necessariamente di lasciare fuori il variegato panorama associativo, ma cerchiamo di valutare volta per volta, dando premio e attenzione a quei progetti che abbiano un piano della comunicazione, una capacità di mobilitare flussi di pubblico considerevoli, che non siano preferibilmente progetti una tantum, ma che abbiano un obiettivo di medio termine. Questo è quanto. Non vi leggo il testo. Grazie Presidente Senesi. Capogruppo Fede Pellone. Sì, grazie Presidente. Ma allora, noi per quanto riguarda le linee programmatiche, riteniamo che siano delle linee programmatiche che effettivamente rispecchiano le esigenze della zona e soprattutto vanno in un senso, soprattutto quando si parla anche dei progetti verso Expo 2015, cioè quello che è poi un obiettivo importante per rivalutare e soprattutto per rivitalizzare il nostro territorio, sono delle cose importanti. Quello che preoccupa è l'aspetto non della zona, ma del livello di bilancio, cioè se poi ci saranno i fondi o se dovremo come al solito lavorare come abbiamo lavorato gli anni scorsi, soprattutto l'anno scorso, con assenza o con una
carenza di soldi e con, soprattutto con una indecisione e indeterminatezza, perché non sapere se ci sono o poter contare su fondi o meno è stata veramente una difficoltà anche per quanto riguarda le attività delle associazioni che non sapevano se presentare o non presentare le cose. Mentre per le direttrici metodologiche ritengo che siano rispecchianti e per questo noi voteremo favorevolmente. Ci auguriamo che qualora non dovessero arrivare i fondi o qualora dall'amministrazione centrale ci saranno ancora queste titubanze o queste attese, magari presentando una mozione di stigmatizzando questa cosa potremmo accelerare un po' il percorso del bilancio, perché sennò effettivamente ai fatti, cioè alle parole non seguiranno i fatti. Grazie, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0, approvato. Sono le 23:34, devo mettere in votazione il prolungamento dell'orario. Il punto 9 è stralciato, si passerebbe al punto 10. Linee programmatiche, scusate, il punto 8, dobbiamo mettere comunque in votazione il prolungamento. Siamo in fase di votazione del prolungamento dell'orario. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 17, contrari 11, astenuti 1, approvato. Passiamo al punto numero 8, concessione di patrocinio gratuito, Circolo Culturale Italo Calvino per la mostra dal titolo Bocca Chiusa, Associazione Meta Educazione per la realizzazione di progetti per le scuole, concerti, orti didattici sinergici, denominati Coltiviamo aspettando l'Expo. La parola alla Presidente Senesi per la discussione del primo punto e poi alla Presidente Lo Consolo per il secondo. Abbiamo ampiamente discusso in commissione la richiesta di un patrocinio gratuito per un'installazione dedicata al tema del femminicidio. La richiesta proviene dal Centro Circolo Culturale Italo Calvino con un patrocinio gratuito. Quindi, più sinteticamente di così. Grazie Presidente Senesi. Presidente Lo Consolo. Un patrocinio gratuito per un progetto di orto sinergico, di orto istantaneo, è un progetto che vede piantare alberi da frutto e varietà antiche all'interno delle scuole. Presentato da Meta Educazione, un'associazione che si occupa recupero scolastico. Grazie. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione.
Presenti 25, favorevoli 25, contrari 0, assenti 0, approvato. Il punto numero 9 è stato stralciato, passiamo al punto numero 10, approvazione delle linee programmatiche per il 2014 della Commissione Ambiente. La parola al Presidente della Commissione, Andrea Motta. Sì, io la do per letta, non si discostano molto da quelle che sono le linee programmatiche degli anni precedenti, va in continuità con quanto già iniziato e sviluppato negli anni scorsi. I punti più sostanziali per quello che riguarda la programmazione annuale sono relativi a quello che probabilmente sarà il coinvolgimento della zona per l'approvazione dei nuovi regolamenti cittadini, in particolare quello del verde e la tutela e benessere degli animali, sui quali saremo chiamati ad esprimerci o comunque a collaborare e a dare un parere. Le azioni e le attività proposte sono in continuità, come dicevo, con gli anni precedenti e nello specifico poi è stato dettagliato quello che sono le tematiche che vengono affrontate per ogni singola voce di competenza. In particolare leggo l'ultimo trafiletto, che sono quelli che probabilmente saranno i progetti e le attività promozionali che approveremo nel corso dell'anno, sui quali daremo priorità. Intende riprendere, approfondire, sviluppare, promuovere e, se necessario, patrocinare diversi progetti di attività sul proprio territorio. In particolare per l'anno 2014 vorrebbe focalizzare l'attenzione sulle seguenti tematiche: riciclo e riuso dei materiali, educazione per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti e mettere in pratica progetti pilota volti alla riduzione dell'inquinamento, ad incoraggiare il risparmio energetico, valorizzare e diffondere l'uso di energie alternative. E nel secondo semestre intende affrontare anche alcuni temi relativi all'imminente Expo, affrontando in collaborazione con le altre commissioni argomenti e progetti legati alla sostenibilità, alla compatibilità dei sistemi nutrizionali, al cibo e all'alimentazione in generale. Grazie Presidente Motta, se non ci sono interventi mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione anche l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 11, parere per la pubblicazione di un bando pubblico per il rilascio di nuove concessioni per il commercio extramercato su area pubblica. La parola al Presidente della Commissione Ambiente, Andrea Motta. Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, le Commissioni Ambiente, Commercio ed Attività Produttive, riunitesi in seduta congiunta il 19 dicembre e il 9 gennaio, hanno preso in esame la richiesta di parere relativamente alla scelta di alcune località in aree verdi della nostra zona da inserire nel prossimo bando pubblico per il rilascio di nuove concessioni per commercio extramercatale sul suolo pubblico. Dopo ampia discussione, i membri delle due commissioni a maggioranza per ogni località hanno espresso un parere prendendo in considerazione unicamente aspetti e motivazioni legate all'opportunità e all'utilità sociale della proposta, senza valutarne eventuali aspetti tecnici che nel caso di installazione di strutture fisse prevedrebbero inevitabili impatti sul verde e di conseguenza necessari allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria. Questo in sintesi il dettaglio per ognuna delle località proposte, sostanzialmente parere favorevole per il Parco di Bruzzano e il Parco Valterchiari, mentre
Il parere è contrario per il Pioppetto Bovisasca, il Giardino Porro Jenner e il Giardino della Fondazione Catella, con le motivazioni rispettivamente legate alla scarsa opportunità commerciale, appetibilità commerciale, alle piccole dimensioni e alla scarsa fruizione dell'area Porro Jenner e al fatto che esiste già all'interno dei locali della struttura della Fondazione Catella un ristorante, per cui non è necessario aggiungerne altri. E durante gli incontri è stato ricordato che il Consiglio di zona ha già precedentemente deliberato a favore dell'inserimento nel bando in questione anche di altri due parchi, il Nicolò Savarino e Villa Litta, con deliberazione numero 90 dell'aprile 2013. Da ultimo, le commissioni ritengono importante che il bando possa valorizzare maggiormente le proposte commerciali su aree verdi che ad un eventuale punto ristoro affiancassero anche altre tipologie di offerte, per esempio il noleggio scambio di libri, l'affitto delle sdraio, il noleggio di bici rickshaw, eccetera. Grazie. Grazie Presidente Motta, non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione del punto numero 11. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 1. Approvato. Il punto successivo, punto numero 12, è una mozione presentata dal consigliere Luzzi che andrà alla prossima seduta. Lo stesso per il punto 13, presentato dal consigliere Pellegrini, che al momento ha abbandonato l'aula, e il punto 14, sempre a firma Pellegrini. Passiamo al punto 15. Il primo firmatario della mozione è il consigliere Agnusdei, che non è presente, quindi viene rinviata anche questa alla prossima seduta del 23. La seduta odierna è chiusa.